Misterdiamente dello Spinete, secondo KO di fila, questa volta in casa con la Boys Vairano, una gara equilibrata. Avete concesso, insomma, troppi spazi a campo largo in occasione del gol subito su un pallone perso. Sì, dispiace perché è vero, è la seconda sconfitta, però è un attimino diversa da quella di domenica scorsa. Diciamo, la partita ce la siamo giocata alla pari e l'abbiamo persa su un episodio dove abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato perché sapevamo che a campo aperto loro erano bravi e nell'unica volta forse che gli abbiamo concesso questa opportunità ci hanno fatto gol. Sì, anche perché dopo il gol poi non siete stati mai pericolosi, ad eccezione della situazione sul calcio d'angolo. Ma sì, ma alla fine anche diciamo, da parte loro è stata una partita combattuta. È normale che poi loro andando in vantaggio la gestione della partita cambia. Noi potevamo andare in vantaggio noi a fine primo tempo, dove il portiere loro ha fatto una grande parata e loro sono stati bravi ad approfittare nell'unica palla veramente nitida del secondo tempo. Poi alla fine ce la siamo giocata ad armi pari. Non dimentichiamoci che è una squadra che ha 40 punti, voglio dire, quindi la prestazione c'è stata, dispiace per il risultato.